Allora, Avellino, squadra in grande ripresa grazie a Pazienza, ma questo primo posto secondo te è possibile oppure no? Sicuramente sì, abbiamo visto che comunque la squadra si sta riprendendo, quest'anno ci sono grandi probabilità che insomma mantenga il posto e speriamo che insomma in grane di serie andrà nella serie successiva. Sì, speriamo non a quel paese, ma sempre ad Avellino. Questo primo posto sta là, però. Però la squadra è forte e quest'anno penso andiamo in Serie B. Ah, proprio netto. Cioè senza... Non ci sto, adesso ho visto la partita di Benevento, sì. È stato anche fortunato il Benevento, fortunato. E la Juve Stabia? La Juve Stabia è una squadra che non è partita e vince il campionato. Niente. Di nessuno sport? Niente, sì. Niente. Sgarbi, Gori? Gori, sì. Gori, giocatore di altra categoria, ha giocato tanto in B. Beh, le qualità ce l'ho. La squadra quest'anno c'è, sì, speriamo bene. Lei mi ha detto, io non parlo perché sono scaramantico. Sì, per mia natura è così, purtroppo è così. Non, anche se la classifica parla da sola, non sono scaramantico, ma posso dire che sulla carta siamo più forti del Benevento. E la Juve Stabia, sono scaramantico, ma non la considero. Azzurro dalla testa ai piedi. Però ovviamente fa piacere che l'Avellino stia crescendo come società, come squadra, perché avere, visto che il calcio trascina le masse più della politica, quindi potrebbe essere l'occasione per valorizzare il territorio che è un po' abbandonato a se stesso. Qua c'è una famiglia dello Rus tutta bianco-verde, anche il nascituro, sì. Come si chiama? Luca. Luca, sarà un lupetto. Sicuramente, anche sicuramente. Hai visto il papà? Tu allo stadio non penso viene. Che andrò. Andrai. No. Abbiamo visto anche i 1000 posti da festa in curva. Io personalmente, un po' per il lavoro, eccetera, non seguo molto, però vedo i ragazzi entusiasti. Cioè addirittura mi devo vedere con la ragazza, no, devo andare allo stadio. Vado a comprare la macchina, no, devo andare allo stadio. Quindi tutti allo stadio? Tutto allo stadio, sì. Il papà che dice su questa squadra? Che finalmente dopo 2 anni di patimenti ci stiamo divertendo e con l'arrivo di Mister Pazienza la squadra sta dando i frutti che tutti aspettavamo. Ma se la Avellino va in B lei che fa? Non ne parliamo proprio. Non ne parliamo una proprio. Una cosa. E che faccio? A piedi a Montevergine. Questo sì.